Benvenuti in un nuovo episodio di Editing con Lightroom. Siamo in Lightroom Classic CC e vedremo come postprodurre questa fotografia che è stata scattata, vedete, con un'esposizione più per le luci. Quindi andremo a correggere l'esposizione, fare un ritaglio che sarà il seguente orizzontale per arrivare alla fotografia finale che sarà così. Quindi partiamo dall'inizio, torniamo alla fotografia originale, che è questa, e andiamo a partire. Quindi nel modulo di sviluppo, per prima cosa andrò a utilizzare, a selezionare il profilo colore adatto. Quindi questa immagine è stata scattata con una macchina Fujifilm, una X-T2. E nel pannello di selezione dei profili colori posso selezionare il profilo colore, appunto, in questo caso della Fuji. Quindi vedete, sono in questo caso nella selezione e vado a selezionare il profilo colore Fuji Velvia, che dà, vedete, un colore, un contrasto abbastanza forte. Guardate, in confronto con Standard o Classic Chrome. Vedete, il Velvia riesce a tirar fuori già un contrasto e un buon colore nella zona dei capelli, dove c'è il sole che sta illuminando da dietro. Quindi seleziono il profilo Velvia, chiudo il pannello e successivamente andrò a correggere i bianchi in modo tale da ottimizzare l'istogramma e quindi il contrasto. Quindi già vedete con questa regolazione del punto di bianco come vado a riottenere ovviamente luce e contrasto all'interno della mia immagine. Tengo premuto il tasto Alt per controllare fin dove devo trascinare il punto di bianco, direi che così va bene, e come passaggio successivo andrò ad aprire le ombre in modo tale da portare, vedete, più luce nella zona del viso della modella. Controllo le luci, se voglio, vedete, anche qui andare a enfatizzare dietro la zona da dove arriva la luminosità del sole, oppure riportare un po' di luminosità tra i capelli. In questo caso io direi che lascio lo slide delle luci su un valore di 8. E successivamente, prima di passare a fare gli anti-interventi sul colore, andrò a fare il ritaglio. Quindi utilizzo lo strumento ritaglio. La proporzione la tengo bloccata come originale, quindi un rapporto tra 3 mezzi, e trascino questo slide fin tanto che, vedete, l'immagine del ritaglio va a essere ruotata e di conseguenza, andando a riposizionarla in questa maniera qui, ottengo il ritaglio desiderato. Vado a portare la linea dei 3/4 sulla linea degli occhi. Allora, successivamente quello che dovrò fare sarà portare un po' di più luce nella zona del viso. Come posso farlo? In varie maniere. Una delle maniere che io utilizzo è utilizzare un filtro radiale. Quindi filtro radiale dove vado ad azzerare prima tutte le impostazioni, lo disegno, lo posiziono, eventualmente anche lo ruoto perché voglio schiarire sia il viso che anche ovviamente una parte del corpo. Vedete, con questi quadrati io posso andare a modificare la forma e la posizione. E a questo punto attivo il tasto inverti in modo tale da essere sicuro che lo slide, vedete, va a essere disegnato nella zona interna. Quindi vado a aumentare l'esposizione, in questo caso mettiamoci a 0,50 e faccio in modo tale anche che la sfumatura sia abbastanza ampia, in modo tale da non notare lo stacco tra dove è stato disegnato lo slide, in questo caso appunto la regolazione del filtro radiale, e dove non c'è. Ecco qui, posso già vedere il prima e il dopo, sia come esposizione come colore. A questo punto voglio fare delle correzioni. Le correzioni che voglio fare è togliere questi puntini qui di lens flare e questo cappello volante. Come faccio? Faccio con lo strumento del correggi, questo
questo caso qui vedete lo strumento, rimozione macchie, ha la possibilità di essere utilizzato come correggi, che risulta essere praticamente come lo strumento Cerotto in Photoshop, o il Clona, che è il classico Timbo Clone. Il correggi è quello che di solito fa l'operazione migliore perché mi permette anche di uniformare la luminosità dei pixel clonati nella zona nuova. Quindi basta disegnare il pallino, in questo caso, che Lightroom cerca la zona corretta per andare a campionare i pixel da essere appunto spostati. Nel caso del capello utilizzerò sempre lo strumento correggi, facendo la regolazione più piccola, e in questo caso quando io clicco e trascino, vedete, lo strumento diventa un pennello. In questa maniera qua, se lo vado a trascinare leggermente più in alto, vedete, vado a togliere questo capello. Benissimo. Passaggi successivi che farò sarà lavorare con le curve per poter dare ancora un po' di più luminosità alle zone chiare. Ecco qui. In questa maniera qua. E successivamente lavorare un pochino sulla saturazione, quindi abbasso leggermente la saturazione dei rossi, mi sembrava forse leggermente troppo alta, però non a meno 7, portiamoci a un meno 5, ecco qui, e di seguito vado a, vediamo, a diminuire anche un pochino gli arancioni. Ecco qui. Ecco, un'altra cosa che sto notando, vedete che il braccio qui risulta essere ancora un pochino più scuro rispetto al viso, quindi quello che posso fare in questo caso con un pennello, aumentare leggermente l'esposizione e andare a uniformare anche questa zona qui di esposizione. E ultimo passaggio sarà un passaggio di lavoro sul colore con divisione toni, dove guardate, se io vado a immettere un colore blu sulle ombre, vedete, posso fare vari tipi di effetti che possono essere appunto in questo caso più marcati o meno. Quindi a seconda del colore che ho selezionato, lavorando con la saturazione, posso marcare di più questo colore o di meno nella zona delle ombre. Quindi ho messo un colore blu, vedete, nella zona delle ombre. E poi posso selezionare un colore caldo, tipo sul, vedete, il giallo arancione, per la zona delle luci. E in questa maniera qui creare questo effetto che si chiama appunto l'effetto di split toning. Mostro com'era la fotografia in partenza e la fotografia dopo lo sviluppo fatto in Lightroom. Per questo è tutto, per oggi è tutto, vi ringraziamo per aver seguito questo tutorial di editing con Lightroom. Se vi è piaciuto, vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale e vi invitiamo anche a visitare il nostro sito pixelsquare.it, dove potete trovare articoli riguardanti la fotografia, cultura dell'immagine e anche fotografia con smartphone. Grazie a tutti.